Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 16 febbraio è Santa Giuliana ed è anche la giornata mondiale delle balene. Fondata nel 1980, la giornata mondiale delle balene è una festa ampiamente celebrata alle Hawaii, dove le megattere del Nord Pacifico trascorrono il loro inverno. Pochi mesi dopo questa celebrazione, le balene inizieranno una migrazione di 2800 miglia verso l'Alaska, accompagnate dai loro cuccioli che faranno il viaggio per la prima volta. La giornata mondiale delle balene ci ricorda le sfide da affrontare per salvaguardare i nostri oceani, celebrando questi nobili mammiferi marini. L'obiettivo è aumentare la consapevolezza della crescente necessità di proteggere questi maestosi mammiferi. Inquinamento ambientale, caccia incontrollata le stanno sterminando e noi dobbiamo fare qualcosa per porre fine a questo. È strano pensare che le balene si nutrano principalmente di krill, il cibo più piccolo presente nell'oceano, eppure siano così grandi. La balena blu cresce fino a 30 metri di lunghezza ed è la balena più grande del nostro pianeta. Tuttavia, la balena più piccola e il capodoglio nano dentato hanno lunghezza tra 3 e 4 metri. Come altri grandi pesci, anche le balene sono tra le prime vittime dei rifiuti plastici oceanici, incluse le temute microplastiche.